Signori, l'Europa è un'altra cosa. È veramente un continente in cui le squadre italiane fanno fatica ad approdare. Milano squagliata questa sera, Milano travolta. A San Siro i rossoneri dal Liverpool B, manco fosse il Barcellona B o il Real Madrid B che ci avevano asfaltato negli anni scorsi. Noi, bene il primo tempo, questo sicuramente, una bella prestazione al Bernabeu, ma usciamo a testa alta, diciamo, ma bridge, ponte, mister ponte, l'arbitro, mister ponte, mister bridge, veramente sei un pirla a rovinare una partita così. Ci aveva provato Simoncello a rovinarla al 60esimo, al 59esimo, facendo uscire Brozovic, dove è cambiata completamente la partita. Poi c'è stato il patatrac di Barella e lì è terminata la nostra spinta nei confronti del Real Madrid. Si è esaurita e afflosciata tutta la manovra che con fluidità, almeno nel primo tempo, abbiamo condotto, perché poi andate a vedervi le statistiche, 60% di possesso palla contro il loro 40%, più tentativi di tiri, perché poi in porta non abbiamo tirato. Io non mi ricordo una parata di Courtois in 90 minuti, anche se siamo comunque stati pericolosi, siamo arrivati al limite dell'area, abbiamo sempre tirato, poi hanno fatto muro e le palloni sono state respinte e quindi non siamo riusciti mai a mettere quella zampata decisiva. Il tasso tecnico del Real Madrid è impressionante, ragazzi. Io ho visto un Modric che non ha sbagliato un pallone, gioca in maniera impercettibile, con un tatto nei piedi che il nostro Calhanoglu, che dovrebbe imparare da Modric a giocare così, visto che il ruolo è quello, oggi ha deluso. Avevo un pallone filtrante per Dumbo nel primo tempo, ha sbagliato il tocco, ragazzi, potevamo andare in rete. Certo che loro al primo tiro in porta, la nostra disattenzione difensiva, era molto che non avevamo queste disattenzioni difensive, e sono andati in porta e hanno segnato con Toni Kroos. L'Inter ha giocato senza attaccanti. Dobbiamo trovare anche dei motivi di critica in questo momento. Lautaro e Dzeko sono stati impercettibili, non hanno mai influito sul gioco e questa l'abbiamo pagata chiaramente, anche perché dopo nel secondo tempo non ha, dal 70, dal momento in cui Barella ci ha lasciato in 10, la partita non ha avuto più storia. Abbiamo sofferto moltissimo la velocità di Vinicius, che poi si è incartato in un paio di occasioni e poteva andare a segnare in velocità, nessuno lo avrebbe preso. Adesso, ragazzi, speriamo nell'Ajax o nella prima, mi sembra, dell'ultimo girone, non mi ricordo adesso esattamente chi fosse, se il Siviglia o un'altra di seconda fascia. Altrimenti le altre, ragazzi, non lo so come la potremmo sfangare. Si è vista tutta la differenza anche questa sera tra il calcio italiano quando approda in Europa. Finisco proprio come avevo iniziato. Siamo ancora lontani dal competere con questi grandi bisonti come il Liverpool, il Manchester City, il Paris Saint-Germain, il Manchester United, chi più ne ha più ne metta, il Chelsea. Ragazzi, non ci siamo purtroppo ancora. Sembrava che avessimo assottigliato la differenza con Real Madrid, poi ci si è messo Mister Ponte. Adesso aspettiamo i sorteggi lunedì, vediamo l'urna di Losanna, Sion, Monte Carlo, non lo so dove cazzo si tengono questi sorteggi, vediamo cosa scapperà fuori. E adesso concentrati al campionato, Simoncello, spiegami perché hai portato fuori Brozovic. E quella è stata, secondo me, una mossa sì, preventiva, ma lì hai abbandonato, lì hai dato il là anche ai giocatori per non crederci più. Comunque, una buona Inter, una buona prestazione, sicuramente abbiamo accorciato il divario che ci ha separato finora, dalle grandi squadre europee.
Grazie ragazzi per l'attenzione, a risentirci a domenica dopo Inter Cagliari.